Ciao a tutti, bentornati a questa rubrica dedicata all'home video qui su Lega Nerd dal nome Never Ending Movie. Oggi vi parliamo di XXX, il ritorno di Xander Cage, il terzo capitolo della saga di XXX. Nel primo capitolo, vi ricordate, c'era Vin Diesel nel suo periodo d'oro in cui uscivano tutti Fast and Furious. Nel secondo c'era Ice Cube, ahimè Vin Diesel aveva dato l'alt, per poi tornare in questo capitolo sempre con un sacco di evoluzione, super sparatissimo, super action. Xander Cage è bello che al caldo, si è dimenticato del suo essere un agente Triple X, come si dice in lingua originale, per cui è là che si gode la vita, quando a un certo punto viene richiamato all'azione perché alcuni mercenari pericolosissimi rubano una super bomba intergalattica capace di distruggere il mondo intero. Un po' la classica storia di qualsiasi spy action movie, ma stavolta ne vedremo veramente delle bellissime. Abbiamo le solite quattro versioni di home video, il più povero DVD, vi ricordiamo che ogni volta il DVD è sempre scarno di contenuti speciali e ne ha per la precisione tre, e poi abbiamo le tre versioni Blu-ray, Blu-ray classico, Blu-ray Steelbook e Blu-ray 4K Ultra HD, che sono un po' più ricche di contenuti speciali. I contenuti all'interno del DVD sono tre. Abbiamo il dietro le quinte, chiamiamolo dietro le quinte, backstage, la storia del film, se vogliamo, in cui ci sono interviste agli attori, ai registi, eccetera, eccetera. Abbiamo un altro contenuto dedicato esclusivamente a tutti gli stunts, e vi garantisco che in questo film ce ne sono di assurdi. E ultimo, ma non ultimo, sono gli errori che fanno sempre riderissimo, per cui perfetto, direi che il DVD ha i contenuti standard. Per quello che riguarda le versioni Blu-ray, invece, sono un po' più ricche, per cui hanno 5 contenuti speciali. È aggiunto l'insert dedicato al cast, per cui agli attori, c'è una storia, immagino che sarà raccontata per quello che riguarda gli attori che interpretano i protagonisti, eccetera, eccetera, e soprattutto le location. In questo film si gira letteralmente il mondo, per cui sarà una sorta di micro documentario naturalistico in cui vedremo veramente mille paesaggi esotici di ogni tipo, dalla montagna al mare, ai tropici, eccetera, eccetera. E quindi gran figata per i contenuti delle tre versioni Blu-ray. XXX in un video arriva nelle quattro versioni classiche, per cui DVD singolo disco, Blu-ray singolo disco, Blu-ray Steelbook e Blu-ray Ultra HD 4K. La versione DVD è come al solito molto semplice, copertina, sul retro indicati i contenuti speciali che sono più limitati come vi spiegava Roby, e all'interno singolo disco DVD. La versione Blu-ray classica ha appunto la classica custodia blu, la copertina molto simile alle altre, sul retro invece troviamo tutti i contenuti speciali che sono poi appunto tutti quanti quelli disponibili già in questa versione Blu-ray classica. All'interno c'è un singolo disco Blu-ray. La versione Steelbook è la più bella esteticamente, come sempre ovviamente. Sul fronte c'è questa bella cover su base bianca che torna anche sul retro e anche nella parte intera, guardate che bella che è. Ci sono altre due foto trattate in questa bella maniera e il singolo disco Blu-ray. La versione Blu-ray Ultra HD 4K è quella classica con la custodia nera, la copertina è molto simile alle altre, anche il retro indica che sono inclusi tutti i contenuti speciali possibili, e ovviamente all'interno troviamo il classico doppio disco, e quindi Blu-ray 4K e Blu-ray classico, in modo tale da avere tutte e due le versioni, e questa è la versione ovviamente che vi consigliamo se avete una TV 4K. Per trovare tutte e quattro le versioni, se siete dei collezionisti affamati come posso esserlo io per altre cose, potrete tranquillamente andare nel vostro punto MediaVolt più vicino e scegliere o comprarveli tutte e quattro. Grazie mille e ci vediamo alla prossima puntata Never Ending Movie qui su Lega Nerd.